No alla gestione dei servizi museali del Polo Reale affidata al Consorzio di Valorizzazione Culturale della Venaria. Lo chiedono i lavoratori dei musei in assemblea nel cortile di Palazzo Reale a Torino. Un'assemblea che si è svolta all'interno di Palazzo Reale, uno dei più prestigiosi beni culturali del Piemonte, e non a caso le sigle sindacali di CGIL, CISL, UIL e UNSA hanno scelto questo luogo per l'assemblea di tutto il personale del Ministero per i beni culturali. Perché questa assemblea? Per decidere iniziative di mobilitazione contro l'intenzione della Direzione regionale dei beni culturali del Piemonte di affidare alcuni servizi museali del Polo Reale, vale a dire i più importanti musei pubblici torinesi, a privati. Il pensare di dare la gestione di questi beni ad un terzo, quale in questo momento sembra essere il Consorzio della Venaria, insomma, tra virgolette ci puzza un po', quindi ci fa pensare che qualcuno ci sta, diciamo, svendendo. I lavoratori del Ministero per i Beni Culturali insistono sulla buona gestione del Polo Museale di Torino, ricordano le visite record, ottimamente gestite dal personale, con Torino seconda soltanto a Roma. Tutto il personale si è impegnato anche a garantire al meglio i turni, dicono, adeguandosi ai processi di modernizzazione e trasformazione di una città in evoluzione, migliorando il proprio profilo professionale. Noi denunziamo proprio che in direzione regionale probabilmente siamo poco ascoltati anche sulle nostre proposte di una migliore ottimizzazione di quelle che possono essere le risorse che secondo noi sono allocate un po' in maniera non tanto chiara da questo punto di vista.